Sulle rive del mare Catanese, tre lunghi solchi scrivono sulla sabbia le vicende di un drammatico atterraggio di fortuna. Il nostro aereo, partito alle prime notizie dell'eruzione dell'Etna, ha avuto un rischioso incidente. Un pilota più superstizioso penserebbe che il vulcano difenda il segreto della sua collera. Invece i nostri inviati, con l'aiuto di gente del luogo, ritrovano una pista di fortuna e riprenderanno il volo di esplorazione contro un cielo striato di nubi ardenti e fosche. Tra poco il ronzio dell'elica sarà sommerso dai boati dell'eruzione. L'Etna è difeso da una corona di nembi. Tre bocche si sono successivamente spalancate. Quasi subito arrestatesi le prime due, la terza ha esploso con violenza torrenti di magma lavico. Fronte è minacciato. La colata ha percorso più di 2 chilometri in tre quarti d'ora. Gli abitanti guardano attoniti. Le nevi affacciano il bianco stupore ai torrenti di lava. Fortunatamente, entro questo spettacoloso teatro di fumi, la rabbia del gigante si va placando.